Benvenuti, benvenuti di nuovo, benvenuti di nuovo, amiconi haters di Pioli, amici, amiche, rossonere. Che dire, cosa diciamo? Tanta roba, ragazzi, tanta roba. Avevo effettivamente un buon presentimento, infatti ieri nel video ho detto ho un buon presentimento e effettivamente, diciamo, io ho dei sesti sensi, ho delle intuizioni, questa volta è andata bene, che vi devo dire, abbiamo fatto un pareggio anche di una certa pastosità, di una certa importanza. Abbiamo pareggiato, sì, però anche alcuni giornalisti non milanisti, attenzione, io guardo spesso fine partita delle Lombardie eccetera eccetera, anche qualche giornalista non milanista si è arreso alle armi. Ragazzi, Pioli veramente tanta roba, ma io ho notato che a differenza di certi, anche di certi allenatori, dal lato umano, strettamente umano, comunque sia molte persone comunque sia lo riconoscono. Mi hanno scritto anche diversi, diciamo, diversi tifosi di altre squadre. A livello umano è bello, è una cosa bellissima vedere comunque sia una persona massacrata, cinghiata, devastata, sculacciata a destra, a manca, a sinistra, in centro, ovunque, essersi chiuso lui e la squadra, addirittura si è chiuso in se stesso anche nei confronti della società. Cioè, in un certo senso sentiva ma non dava importanza. Si è riuscito a chiudere in questo guscio protettivo, era chiudere tutta la squadra, riuscendo a dare importanza, riuscendo a dare professionalità anche a chi era meno professionale del gruppo, a dare una certa mentalità, perché questi qui, ricordiamoci che sono dei giovani, sono dei ragazzi, hanno bisogno di come dire, un tutor, in questo caso Ibra e Pioli, un tutor che li svezza. Adesso sembrano effettivamente svezzati, aver preso quel filotto mentale di riuscire a superare le difficoltà e isolarsi a livello mentale, ovviamente, all'interno del proprio guscio, ogni singolo giocatore, e far forza l'uno con l'altro. Anche ieri, quando ho visto Leao entrare dentro, ho detto minchia, se non c'era Ibra, che cazzarola gli è andato sulla sinistra e gli ha fatto perdere quel momento, infatti ha dovuto fare il passaggio. Lì Leao in quel contropiede, proprio si è visto il ventaglio, tutti correvano come se fosse un ventaglio e i difensori dell'Atalanta non sapevano più come arginare quell'uragano che si stava scatenando. Ci ha pensato Ibra, vacca leggia, a stemperare un po' questo attacco propulsivo, compulsivo che stava andando facendo Raffaello. Mannaggia. Sono davvero molto contento per la persona di Pioli, e una persona che sto notando, e ho visto che comunque sia, poche persone sta antipatico, perché come fa a star antipatico una persona che comunque sia ha sempre un'eleganza, non ha mai risposto male, non si è mai lamentato, si è lamentato magari con l'arbitro in quel momento, urlando, imprecando anche magari dentro se stesso, però comunque sia chiusa la situazione, basta. Non ho mai sentito dire un bane, non boom. È una persona di classe, e quindi è giusto ed è sacrosanto il rinnovo che ha avuto. Cioè,
Ieri sera è stato proprio il mattoncino che ha chiuso la costruzione. È così, è così. Poi, ovvio, ci saranno momenti duri, momenti meno duri, momenti in cui addirittura andremo anche a sorridere. Però ieri sera era uno di quei momenti duri e comunque sia abbiamo sorriso ugualmente, perché ricordiamoci, abbiamo vinto contro la Juve, abbiamo vinto contro la Roma, abbiamo vinto contro la Lazio, abbiamo pareggiato contro il Napoli, abbiamo vinto contro il Sassuolo, abbiamo vinto, abbiamo pareggiato contro ieri sera. E ragazzi, cosa vogliamo di più? Cosa vogliamo di più? La Champions, e quella ci arriveremo, anche quella lì ci arriveremo, tranquilli, calma, calma. Fino a 6 mesi fa questi personaggi di ieri sera ci hanno rifilato a 5 ma una bella manata in faccia, ci hanno lasciato pure il segno. E Pioli era arrivato da pochissimo. Poi è arrivato Ibra, ovviamente l'asticella l'ha portata vertiginosamente, arrogantemente, presuntuosamente in alto. Ed è giusto che sia così, ed è giusto che una persona che ha vinto tutto abbia anche quegli exploit, ragazzi. Ragazzi, Ibra è alto, è in alto, è levissima, altissima, purissima, è in alto, in alta quota lui. Lui è il dio dell'Olimpo, è il deo onorificato dell'Olimpo, quindi quando parla Ibra, zitti, muti e ascoltare. Così. Per quanto riguarda la prestazione del Milan ieri sera, secondo me è stata esemplare, contando che ci sono state diciamo un sacco di persone e un sacco di giocatori che ovviamente mancavano. Ragazzi, mancava lo scheletro importante della squadra, mancava Teo, mancava Bennacer, e già lì abbiamo già detto tutto. Mancavano un sacco di diciamo l'osso fondamentale della squadra. Che dire, ci ha tolto le castagne dal forno il vecchio Donnarumma, ha fatto un maratone della Madonna sul calcio di rigore. Tra l'altro, quel calcio di rigore, a mio avviso, che tutti dicono era da dare, secondo me non era da dare, perché la palla l'aveva già passata, quindi lui, il giocatore, era ininfluente sull'azione, la palla l'aveva passata, non poteva fare nient'altro. Il fallo che ha fatto era giusto fischiarlo, secondo me era una ammonizione, sicuro, se c'era anche un'espulsione non c'era niente da dire, però a mio avviso era una punizione a due, non era calcio di rigore, perché il fallo era ininfluente in ambito dell'azione, punto, ed è indiscutibile. Cioè, il giocatore che ha ricevuto il fallo non poteva segnare in alcun modo, la palla l'aveva passata e è arrivato il pestone dopo. Beh, punizione a due, giallo o anche il rosso, e lì va un po' a intuito, a sensazione dell'arbitro e quant'altro. Secondo me non era calcio di rigore, e tutti dicono era calcio di rigore netto. Se l'avesse tenuta, se la palla fosse stata lì a 10 centimetri da terra, magari si girava e riusciva a calciarla, no, l'aveva proprio allontanata, non era calcio di rigore. Mi dispiace dirlo, ma non era calcio di rigore, punto. Poi va bene, Donnarumma 7 e mezzo, ci ha tolto veramente una bella grana. Poi vabbè, sono riusciti a pareggiare fortuitamente, però d'altra parte l'hanno infilata. Però comunque sia, molti dicono Calabria, ha avuto mille rimpalli, poi Zappata è un animale, figurati, la zampata dentro, che ti devo dire. Comunque sia un 6 e mezzo Calabria, comunque sia, considerando il suo modo di gioco, 6 e mezzo, diamocelo, è meritato secondo me. Comunque sia, dalla sua parte non avevamo un
Gomez e aveva un Monza Pata, comunque sia, non è che abbiano, ci hanno fatto venire un po' il mal di testa, ma è come chiunque l'avesse avuto a difendersi da questi personaggi qui, e chiunque gli sarebbe venuto il mal di testa, quindi e un 6 e mezzo pieno, Donnarumma 7, anche 7 e mezzo, ha fatto una parata, però comunque sia, è fondamentale. E che dire altro, che sì, secondo me è imperiale proprio, abbiamo un Frankie Imperial, un Imperial Frankie, chiamiamolo come vogliamo, ma ha fatto veramente, giocava in punta di piedi, un po' come le modelle tacco punta, tiriamoci un attimino indietro, tacco punta, addirittura si metteva a fare, sembrava Benassera, a un certo punto iniziava a plasmare il pallone al proprio piacimento, lo faceva materializzare e smaterializzare, hop hop, e qui e qui e qui e qui, veramente ottimo, delizioso, proprio al palato, al tatto, è veramente vellutato, veramente mi è piaciuto enormemente tanto ieri sera. E Leao mi è piaciuto come è entrato dentro, finalmente il ragazzotto inizia ad accusare un po' di fame, quindi è giusto che si vada a nutrire anche lui. Ibrahimovic, chi dice che Ibrahimovic 5-5 e mezzo di calcio secondo me capisce molto ben poco, personaggi come lui ovviamente vogliono vederlo segnare, fare 10, 15, 20, 25, 30 gol a campionato, non ha più la portanza, diciamo, di poter segnare tutti quei gol, l'importante è che faccia segnare come se li avesse segnati lui, quindi Ibrahimovic secondo me meno di 6 e mezzo è una bestemmia non darglielo. E che dire, la prestazione della squadra a mio avviso un 7, ricordandoci che abbiamo preso un palo, di cui quel palo poi ha sbattuto contro la testa del portiere, ricordiamoci che il 90% di quei controbalzi, rimbalzi eccetera eccetera finiscono in porta, invece ha preso una bella secca nel naso e la palla è uscita, era così, era destinato il pareggio, poi la traversa. Che dire, pareggio un po' stretto per il Milan, comunque sia, palo traverso, se fosse stato per l'Atalanta sicuramente sarebbe entrata al 99%, un'Atalanta che l'ho vista in parte in difficoltà e in parte ovviamente in attacco, cioè ovviamente quando aveva le opportunità attaccava, quando era in difficoltà, ed è stato per una buona parte della partita in difficoltà, ragazzi. Io ho ben presente il contropiede che ha fatto Leao, cioè si è visto proprio questo ventaglio, questo mare forza 9 che correva e due fasce che lo seguivano proprio come un ventaglio. Se non ci fosse stato Ibrahimovic che praticamente lo voleva superare sulla sinistra ed è andato pure a sbattere, secondo me poteva nascere qualcosa di importante, poi magari ovviamente non segnava, però comunque sia è andata così. Dai ragazzi, è andata bene, dai, 1-1 non fa male a nessuno, fa un po' più male a noi perché comunque sia abbiamo giocato un'ottima partita. Detto questo, è uscita in pareggio questa battaglia, vediamo prossimamente come andrà a finire, ragazzi. 7 pieno tutti, 8 e mezzo sempre a Pioli, ragazzi. È così, classe e qualità, punto. Professionalità numero 1. Detto questo, come sempre, se ti è piaciuto il mio video, metti un like. Sottoscrizione come se nevicasse ad agosto, non so che cazzo c'entra, così sotto il campanellone ovviamente come sempre, in modo tale che quando Mandriot passa ovviamente tutti ascoltano, tutti capiscono che c'è un video e si vada a guardare. Alla prossima ragazzi.